È arrivato un nuovo aggiornamento di football e devo dire che avendo fatto un paio di partite, qualche miglioria, caso vuole, c'è stata. Caso vuole dico perché proprio qualche giorno fa abbiamo parlato del confronto fra FIFA e PES. Se avessi avuto modo di provare questo aggiornamento prima, avrei rincarato molto di più sul discorso gameplay migliorato. Perché effettivamente qualche miglioria c'è. E vi posso dire, non solo sul tanto decantato raddoppio, ma si percepisce anche in generale, per quanto non l'abbiano fatta menzione nelle patch notes ufficiali. Comunque sia, sono arrivate pure delle piccole aggiunte in termini di contratti e cose varie. Intanto c'è quello gratuito sull'ingaggio speciale e riguarda il Tottenham dove c'è Gazza, ma anche Van der Vaart, che onestamente a me piaceva tanto all'epoca. Ce lo spacchettiamo questo qui gratis, che dovreste avere tutti semplicemente facendo il login. Volessercela, ma tanto Gazza non esce mai. Ma figuriamoci se esce Gazza. Ma figuriamoci se esce Gazza, che sarebbe perfetto per la mia rosa. Infatti. Magara, chi è? Lucas Moura, non sei adatto. Purtroppo, in questo particolare momento, non mi serve. Vabbè, uno ce lo butto, dai. Uno ce lo butto. Gazza? Please? No, ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai, Gazza? No. Ah. Vabbè. Quanto 81 di overall? Ma questo me lo tengo, non si sa mai. Vabbè, ragazzi, allora, hanno messo poi i pick del Newcastle. Volendo, se vi interessa. Diciamo che il caso non è più così seducente come magari qualche decennio fa, viene da dire. Però, tant'è. Poi i Worldwide. Questo è il team della settimana. Chi c'è? No, ragazzi, c'è Romagnoli, buoni. Questi sono nuovi. Ti esalti per Romagnoli. Oh, ognuno ha le sue. Foden, Bayed, Romagnoli, Smalling, Ledesma, Ballo Touré, Almiron, Klaus, Gallagher, Partey e Musiala. Vabbè, io provo. Anche perché quel filfo. C'è anche il tiro di prima. E qui questa componente ruolistica di football l'amo la follia. Fosse più marcata sarei ancora più contento. Ballo Romagnoli? Sono contento, eh. Beh, non vedete che gioia che c'ho? Che sprizzo da ogni poro? Vabbè. Mi fate vedere Romagnoli per cortesia. Mo adesso lo pretendo. Dopo Smalling lo pretendo, scusate, mannaggia. Il portiere utilissimo, utilissimo. Senti, vede, però c'hai 90. Ma per ora ti tengo. Per ora, ultimo. Dai, su, Alessiuccio. Macchi, Filfo? No. Ma vai a quel paese. Te Almiron. Per quanto Almiron però non sia malaccio, eh. Da valutare. Vabbè, poi ci sono i player transfers col contatto mirato. Questo piacerà credo agli amici della Roma. Perché c'è Dybala, che brutto non è. No, al netto di tutto. 29 livelli, seconda punta, che però mi gioca anche come esterno destro. Per il resto, Dani, c'è Simeone, che è un po' troppo basso il overall di base, devo dire. A noi onestamente non ci serve niente, da ste parti ci serve giusto Renatino, ma ci abbiamo già abbastanza. Vi segnalo quello che potrebbe invece piacervi molto, ci sono i pick delle Eredivisie,
con diversi giocatori che magari non sono proprio nel massimo della popolarità internazionale, però hanno delle schede non male, tipo Gakpo. Stavo vedendo ieri le statistiche, signor giocatore, eh? Cioè, se giocate con l'esterno alto, questo è uno di quelli che veramente può fare la differenza, occhio. Detto ciò, ragazzi, hanno messo pure, così visiamo tutte le cose che ho visto questi giorni, i pacchetti nuovi, quello dedicato a Bruno Fernandes, che c'ha dentro un bel po' di gente. Poi abbiamo quello dedicato a Alexander-Arnold, che già dovreste aver visto in passato. E poi ci stanno quelli di Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United, Arsenal, Milan e Inter, vabbè, che già si conoscono, e via. Detto ciò, ci andiamo a fare la partita? Così ci leviamo. Dunque. Io vorrei pure. Ma sì, facciamoci il campionato. Che gli eventi. Io, ecco, una cosa che vorrei dire. Gli eventi, cari amici della Konami, che tanto non state ascoltando, certo me, ma io lo dico lo stesso, così metto nell'aria affinché l'idea circoli. Ma perché gli eventi. Legati a. Cioè, gli eventi sono quasi sempre legati all'IA. Cioè, ci sta il World Wide Clubs, che è quello per giocatori, e lì finisce. Mi piacerebbe che ci fossero più eventi dedicati all'online, tematici, ma non ci sono. Comunque, hanno messo anche le partite tra amici con le lobby. Non l'ho ancora provata questa cosa, perché eventualmente la vedrò tra camere spente. Ma da quello che ho letto, il sistema si presterebbe a creare qualcosa, anche tipo tornei privati. Pensiamoci, perché potremmo fare qualcosina fra di noi, magari in diretta, non lo so. Però era un'idea, visto che lobby poi sono stanze private. Quindi, non lo so, potrebbe essere carino imbastire qualcosa, visto che è da un pezzo che si dice facciamo qualcosa con i calcistici. Gli do 800 punti a questo di squadra, o è un fenomeno? Ho iniziato ieri, quindi vediamo che abbia iniziato ieri. Anche perché a me 3 punti mi servono. Allora, vi ricordo appunto che la novità principale di questo aggiornamento per quanto riguarda il gameplay è il miglioramento dei raddoppi. Che è una cosa che devo dire. Porca miseria. Snyder c'ha sempre l'effetto NOS di Fast and Furious quando parte con lo scatto. Però vi devo dire che, palla alla mano, io ho percepito qualche miglioria in generale. Non comunicata poi ufficialmente. Però arco tutto. Gli è la partita lo sveglione. A Tiet lo cancello. E invece. Mamma mia, Ronaldinho. L'unica cosa che a me fa sbroccare, volevo sinceramente, è il fatto di non riuscire mai a tirare di prima. Che è una cosa di cui parlavamo anche in certi commenti di video precedenti, io non riesco a tirare di prima a sto gioco, perché hanno sempre lo stop obbligatorio gli attaccanti quando stanno in profondità. Mamma mia, tipo adesso io adesso intendo prima dell'angolo, se avessi potuto tirare di prima come avrei voluto e come avevo cercato di fare, saremmo 1-0. Una cosa che notavo, ve la segnalo così pour parler, mi sembra che i portieri l'abbiano ulteriormente migliorati. Nel senso che ieri ho fatto un paio di partite e non c'era verso di buttare la palla dentro. Cioè, per segnare ho dovuto fare veramente i numeri da circo. No, no, io devo segnare quando Ronaldinho fa ste cose. Io devo segnare, cioè. Mamma mia. Una persona di 30 metri all'esterno mi sento male quando vedo sta roba io. Digno. Non è possibile. Gliel'aveva fatta come. Come al Chelsea. Gliel'aveva fatto. Non è possibile. La puntazza come al Chelsea. Qualcuno se la ricorda. Che devo dire che è una cosa che ho scoperto da poco. Siccome qui a volte c'è il problema del caricare i tiri, perché appunto c'è questa reattività un pochino bassa in generale. Mi è venuto per sbaglio una volta un tiro tipo adesso, toccando proprio il tasto del tiro senza caricarlo. Bellissimo, Digno. Senza caricarlo, non volendo, e ha fatto questa sorta di puntazza che ha funzionato, cioè ruba il tempo sull'animazione, diciamo. Tutto sto casino che fa. E poi segnate testa, Digno. Vabbè. Mbappé. È partito Mbappé. Non lo fermi Mbappé. È più veloce Mbappé.
Oh, l'abbiamo fatta a fa finalmente un tiro di prima senza stoppare la palla. Ale. Vabbè, quando parte Mbappé a destra, ragazzi. Le fiamme, sa questo quitta. A occhio quitta, a occhio quitta. Quitti? Quitti o cambi? Cambio o quitti? Cambia! Pensavo stesse per quittà e invece... Vedete, qua ha fatto il raddoppio con Kim. Ma che bella palla! Arco tutto! E rigore? No, no. Chiedo troppo. Wesley ci prova. Mamma mia! No! Fallaccio! Lo debutta fuori. Ma come giallo? Ma ragazzi! Ma stavo in porta, ma su, ma cos'è? No! Stavo in porta, stavo. È partito? Bellissimo. La chiude così. La chiude così, Ronaldinho Gaucho. Ma qui c'è un fomento che lo accompagna poi, che è la cosa. Questo sta facendo di tutto per perderla la partita. Però, direi un buon primo tempo, direi molto buono. Non ha fatto un tiro in porta. 17 tiri a 0, no, una partita abbastanza dominata. Degno! Vabbè, ragazzi. Io con questo ce la faccio, mi sento, ma ogni volta che c'è gioco devo fare. Torno indietro con la mente, a momenti straordinari della mia vita da appassionato di calcio. E le rivedo tutte e cerco di rifarle tutte. Ma giocatore veramente de un'altra categoria. È uno dei giocatori che tu non puoi non amare. Non lo puoi non amare. Vero, Digno? Vero, Digno? Vero, Digno? Vero degno! Mamma mia! Mamma mia! Giocatore senza logica! Questo ci avrà gli incubi di Ronaldinho stanotte! Sì, però frate, quitta, su! Che stiamo a fare? L'hai persa! 5-0 te la concedo! Degno, niente! Bella la palla di Digno! Ale, vabbè, basta, su. Sta a diventare una mattanza. Bene. Squadra. Questa Lazio è troppo per questo Manchester. Ancora. Oggi Digne è scatenato. Oggi Digne è scatenato. Però mi sembra che sta giocando da solo a questo punto della partita. Non riesce a fare più niente il nostro amico qui. Vabbè ragazzi, ma se Digno si inventa anche queste cose, però come, cioè, come ne usciamo? Ha fatto l'apertura della vita, Digno. No, farcelo rivedere. Abbi almeno la decenza, se non vuoi quittare, di goderti il bel calcio. Non riesce veramente. In questa fase è completamente impazzito. A me poi piace, spiace infierire, ma io sono cresciuto in un contesto inglese in cui rallentare è sintomo di mancanza di rispetto verso l'avversario, quindi io non rallento mai. Bene, mi sa che ha quittato, dopo questa mi sa che ha quittato. Arrivederci. Arrivederci. Bene, allora abbiamo raggiunto la promozione. Abbiamo raggiunto la promozione dopo questo 9-0. E si vola nella prossima. Allora, io volevo dare un attimino un'occhiata al discorso partita amico, così faccio vedere. Crea una stanza, sfida e gioca match online. Allora, fondamentalmente, una volta entrati qua, possiamo o cercarla o crearla e impostare una password, che poi i nostri amici dovranno utilizzare per entrare. Quindi sembrerebbe abbastanza easy, lo dovremmo provare in una live. Quella è l'unica cosa che appunto credo che sia opportuno vedere.
per capire se funziona bene, se è stabile, se quali sono i tempi di utilizzo, tutte quelle discriminanti che potrebbero in qualche modo condizionarci. Comunque, vi segnalo anche gli eventi in chiusura, quello che dicevo, cioè partita contro IA, partita contro IA, partita contro IA, partita contro IA, pure questa, e poi c'è il classico Clubs. Quindi tenete presente che da quello che so, appunto, ci sono gli accordi al buio, quindi se io vi rinnovo sempre la segnalazione, sui football non vi serve shoppare, ragazzi, non vi serve shoppare. È un titolo in cui potete farvi belle squadre eventualmente senza spendere una lira. Non buttate i soldi in microtransazioni, che sia FIFA, che sia i football. Tenetevi i soldi in tasca, specialmente su questo, ci sono cose ben più serie. Quindi sfruttate questi eventi, vi imparate a giocare come si deve e in qualche modo vi portate a casa anche, cioè, sui football, veramente. Se uno prende i bonus di login giornalieri, che ti danno sempre le scuse dell'amministrazione qui, che ogni 2 giorni si scusano per qualcosa, io non ho manco capito di cosa si scusano a volte e te regalano i punti. C'è veramente modo di costruirsi belle squadre con il nulla cosmico di soldi spesi. Io, calcolate, mo qua si vede, ma adesso mi levo un attimo. C'ho 1 milione di crediti e io sì, gioco in pianta stabile, ma non in maniera ossessiva. Cioè, lo vedete poi con tutta la roba che porto sul canale, non ho neanche il tempo, farò un paio di partite al giorno. Ecco. Però mi loggo tutti i giorni. Loggando tutti i giorni io ho potuto comprare Mbappé con i soldi del gioco, quindi 1 milione di crediti, e ne ho un altro milione. Quindi, a testimonianza del fatto che volendo io potrei comprarmi un altro giocatore tipo Mbappé e non ho speso una lira. Sì, abbiamo costruito questa squadra con... adesso beh, voglio concretamente rispondere. Sì, con i punti che ci ha dato Konami all'epoca abbiamo potuto prendere qualche leggenda in più per spacchettare in quei pick da 150, ma per dire, Kim l'ho preso con i pick quelli da 100 punti che uno potrebbe tranquillamente sbloccare facendo appunto i bonus di login, ti danno 50 monete al giorno in certi periodi e te li prendi così. Milinkovic ce l'ho comprato con i crediti di gioco, Kanté la stessa cosa, Allison la stessa cosa, cioè, e io sono andato avanti con Immobile per chissà quanto tempo, pure quello comprato con i crediti di gioco. Il discorso è, essendo un gioco in cui potete potenziare i giocatori, Felipe Anderson, Pepe, Foden, Iniesta, cioè c'è modo comunque di andare a rivaleggiare contro i super sciopponi senza nessun tipo di problema, per quello vi dico, tenete sempre d'occhio le iniziative giornaliere. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio come sempre. Fatemi sapere cosa volete vedere eventualmente. Io poi lo sapete, per quanto magari non sia così costante come la carriera su FIFA, di football lo gioco, per cui se c'è qualcosa da segnalare o da vedere insieme lo facciamo. E niente, ragazzi miei, mi mando un abbraccio. Fatemi sapere sul discorso delle stanze, che magari organizziamo qualcosa e ci vediamo alla prossima.